Quando questo ragazzo si chiama Leonardo, che è ricco come Leonardo di iniziative, molto, di molte forme, ingegni, mi ha telefonato, dice, te la senti di parlare dei trasporti a Sassari e parlare di qualche cosa di bello, di vitale? Allora, molto semplice, che io, dotato di materiale dai collaboratori dell'amico Leonardo, faccia una sorta di amarcordo anche personale, perché in questo momento io rappresento un cittadino medio che è un accudito in Chiavi, perché io sono un accudito da oltre 50 anni, quasi quasi la mia età anagrafica mi porta a coincidere con il 40 e 60 di cui oggi vogliamo celebrare la ricorrenza. Perché dico questo? Il motivo è estremamente semplice, perché io il periodo Panni l'ho vissuto, cioè da 50 anni, l'ho vissuto di persona, perché andavo a casa di Giovanni Sebastiano Panni, essendo compagno di scuola di Paolo, e ho visto, mi ricordo, la signorile austerità del commendator Sebastiano, e ricordo anche da ragazzo che all'inizio le partenze degli autobus, dei tram come chiamavano dopo, erano prima in via Capitano Bellini e poi quasi di fronte a casa dove io abitavo, il Palazzo di Giustizia, perché si partiva in via Roma. Ma era un periodo di epopea, era un periodo talmente bello di avventure giovanili, per cui attraversare, la circolare, cioè Sassari usciva da un periodo talmente drammatico, talmente brutto, talmente pesante, che quando il commendator Giovanni Sebastiano di Cagliari, sottolineo, ebbe da un certo presidente Crespellani non solo la fiducia, ma l'investitura di quella che sarebbe stata poi un'azienda senz'altro importante, leader nei trasporti, non solo cittadini, perché poi si passò a ben altre cose. Allora si vedeva in questa epopea, in questa sorta di avvenire quasi radioso possibile, il tutto coincideva un anno dopo la prima cavalcata del 2 giugno del 51. C'era sempre un Pieroni, c'era sempre un Crespellani, c'era sempre l'idea che Sassari doveva non solo rinascere, ma doveva essere Sassari Manni, come diceva Pompeo Carlo. E quindi l'espansione e anche la dilatazione urbanistica della città doveva essere raccordata con quella che, con felice intuizione, un collaboratore molto simpatico di Leonardo ha chiamato. Noi abbiamo avuto la contiguità territoriale, perché la Sassari in quel periodo aveva un'estrema necessità di raccordare le sue periferie che esplodevano col centro, con i punti vitali, e da questo punto di vista in parte, non totalmente, vi riuscì il commendator Giovanni Sebastiano Panni. Stiamo parlando del 27 inaugurazione di settembre del 52, anno storico che poi coincideva anche con diverse problematiche che la regione autonoma della Sardegna si poneva per tutta l'isola, ma Sassari allora aveva una particolarità, era veramente fucina di ingegni e di menti politiche che tutta quanta l'Italia dopo ci ha invidiato. Ma da quel punto di vista l'imprenditoria non riguardava soltanto i tram, riguardavano proprio l'intelligenza, la capacità di sognare una città a misura di uomo e fare in modo che anche questi trasporti potessero coniugare l'idea di uscire dalla città. Io ricordo la prima volta che andai in tram a Platamona, stiamo parlando sempre del comandatore Giovanni Sebastiano Panni, che non fece soltanto, non inventò questa sua azienda tranviaria, ma ebbe delle intuizioni che riguardavano anche
coniugando questo con il sindaco Pieroni, la platamona che non era soltanto della Torre della Bravura, era la platamona che poi sarebbe diventata l'Ibride e che per noi ragazzi era una sorta di piccolo Eden. Perché? Perché quando venne chiamato Lido Ibride, vi ricordo che un certo Stanis De Sci, seduto a fianco del comandatore Giovanni Sebastiano Pagni, una sera di fine estate vide finito un temporale che si irradiava nel cielo l'Iride. Dice: ma scusa, perché non chiami Lido Iride? Perché è bello, dà anche un senso di grande speranza per il futuro. E nacque così questa sorta di immaginazione che poi sarebbe diventata anche un santo. Ma i tre punti, da questo punto di vista, erano nati nel 52? No, i trasporti ebbero dei tentativi assolutamente difficili già negli anni 30 del ventennio fascista. Chi mi ha dato queste carte, e ringrazio moltissimo l'amico Sanna, mi ha fatto ricordare alcune tentativi che riguardano la Satas. E stranamente la Satas e il comendatore David, che era commissario prefettizio, aveva promesso e si era impegnato con i sassaresi di riuscire a connettere sempre quelle parti che riguardavano la stazione e la parte alta della città. Ci fu un tentativo che pian pianino creò i presupposti di quella di quei collegamenti, poi motivi di carattere storico e anche bellico interruppero quel tentativo, che venne comunque come patrimonio dei cittadini sassaresi, come esigenza assoluta di avere, come Bologna, come altre città, un servizio tranviario efficiente. Questo, devo dire, il comandatore Sebastiano Pagni riuscì a coniugarlo, anche perché aveva a fianco la regione autonoma della Sardegna e anche un certo tipo di imprenditoria sassarese fiduciosa in quelle che erano le sue iniziative. Devo dire che tutto ciò che Sassari ebbe in quel primo ventennio, cioè dal 52 al 72, non fu assolutamente facile. Le tre linee originali, la transversale, la C4, crebbero e non sempre funzionarono perfettamente, come non funzionavano nel periodo, diciamo, prebellico, nel periodo fascista. C'erano dei problemi, ahimè, di sintonia della utenza con la difficoltà anche del mezzo, perché c'era sempre, non c'era l'abitudine ad aspettare, c'era sempre una sorta di discrasia tra i tempi di circolazione del mezzo e l'abitudine tutta sassarese di dire: oh, non arrivi, abbiamo un break, eccetera. E quindi da questo punto di vista c'è stato pian pianino un indirizzo che poi piano piano, dopo tanto tempo, si sta un pochettino saldando. In questo lungo periodo della gestione Pagni, chiaramente ci sono stati anche dei grossi, momenti di difficoltà, non solo di crisi, ma anche di disperante incomprensione tra un uomo che aveva un'indubbia capacità imprenditoriale, ma non aveva un'altrettanta disponibilità sindacale, perché da quel punto di vista il comandatore Giovanni Sebastiano Pagni era molto marchione in confronto di dilettante, esatto. Perché quando lui vedeva, distingueva un lavoratore da uno scansafatiche, tanto per essere chiaro, e diceva: sì, vabbè, poi ne parliamo dopo, vediamo come si riprende dopo. E da questo punto di vista fu evidentissimo che l'azienda tirò fin quando venne aiutata bene a funzionare e fin quando la città di Sassari, con le amministrazioni che si sono succedute nel tempo al suo fianco, riuscì a essere, di ausilio, anche perché vi ricordo che Sassari cresceva di 10.000 abitanti ogni ventennio in modo
quasi esponenziale, per cui la vecchia Sassari di 50-60 mila abitanti esplose fino a superare i 100.000, in un momento che non si dica. Voi sapete che questo tipo di utenza col tipo di servizio chiaramente possono non solo divergere dal punto di vista della funzionalità, ma anche dal punto di vista dei costi. E questo praticamente procurò uno dei primi momenti tragici in cui la provincia, la regione e il comune si misero un po' d'accordo nel far diventare l'azienda di Commendator Sebastiano Pani una azienda consortile, perché prima di essere ATP mi sembra che ci fosse un termine ACTP che significava azienda consortile. Azienda consortile perché? Perché le istituzioni, essendo a capitale totalmente pubblico, dovevano avere una mentalità, come c'è anche in tante altre città italiane, di gestire in modo consortile un servizio che, per quanto oneroso, era fra le voci che debbono essere previste nei bilanci pubblici. E allora, terminato il periodo, diciamo, pionieristico, esaltante, periodo, diciamo, che ha fatto onore senz'altro a un grande imprenditore che non ha avuto soltanto le linee, diciamo, di collegamento urbano, ma il Gran Turismo Pani, vi ricordo che portava la continuità interna della Sardegna insieme alla Sita, alla Fiat, era un fiore all'occhiello. Chi veniva in Sardegna poteva senz'altro andare da Sassari a Cagliari, da Nuoro a Macomer, con grande facilità, con tutte quante le difficoltà che sappiamo, ma esisteva un tipo di servizio. È altrettanto evidente che non bastava un uomo soltanto al comando, come dicevano i Cuppi, non bastava un uomo solo al comando. C'era tutto un apparato che pian pianino, di fronte alla esigenza, è venuto a franare. E nel 72 ci fu questo sacrosanto accordo con il passaggio assolutamente sacrosanto e positivo, perché mi fa veramente piacere, mi fa molto onore vedere il primo presidente del consorzio qua di fronte a me. E io ricordo da sempre il dottor Meli per il suo stile specialmente e per il suo aplomb, che niente aveva a che invidiare con l'austera severità del comandatore Sebastiano, il quale per la verità anche in tarda vecchiaia, superato i 100 anni, arrivando fino a 102, mi riconosceva non in quanto compagno di classe di Azzuni, di Paolo Pani, ma come Antonio Accardo, perché io non dimenticavo di passare qualche volta in via Bellini per salutarlo. Sono ricordi questi qua, voi mi perdonerete, di questa marcor molto personale che segue come leitmotiv la mia vita a Sassari, ma è la vita di tutti i cittadini, che ho preso pochissime volte il tram, però lo dico, sono uno tra quelli che ho avuto modo di apprezzare molto tardi, uno che sinceramente ho visto come è cresciuta tutta la rete e poi pian pianino attraverso quali persone, perché indubbiamente c'è stato un momento importantissimo nel 72, perché cambiò la mentalità, cambiò non solo la mentalità, ma cambiò anche quella che era la location della sede, e pian pianino con tutti quanti i presidenti che si sono succeduti al dottor Meles, io mi ricordo di averli conosciuti e apprezzati quasi, con alcuni sono stato molto più amico, con alcuni soltanto come figlio. Vi dico soltanto che mi emoziona ricordare
la felice allegria di Cocchessa, che insieme a me ha vissuto l'epopea del turismo, perché era presidente regionale delle Proloco, era un uomo dittili, era un uomo favolosamente frizzante, e tra le altre cose si dedicava al tipo di attività che gli era stata concessa con intuizioni tante volte molto geniali. Ma è chiaro che l'intuizione non basta, poi pianino si è arrivati a rendere manageriale la gestione dell'ATP, e poi piano piano si è arrivati, io vedo, a 5-6 anni per volta, qualcuno dice soltanto 2 anni e mezzo, a quella che è la gestione attuale. Di Raimondo Rizzu, di TED, non dovrei dire niente, perché l'intervento costantemente e qualche piccolo aneddoto da loro circa anche la gestione ha fatto sì che io, che non sono uno storico, che sono un pensionato, che sono un semplice cittadino, abbia accettato questa piccola impresa di raccontare. Oggi è difficile parlare dell'azienda Tranviaria, è difficile perché è una contraddizione in termini, in tempi in cui tutti quanti sono totalmente in crisi, sono, mi sembra controtendenza. Perché soltanto 3 o 4 anni fa c'erano mezzi che rasentavano i 17 anni di età, rasentavano periodi, stiamo parlando di mezzi, 70-80 pullman, erano già del periodo nuragico quasi. È chiaro che da quel punto di vista non bastava la buona volontà, ci volevano capitali, ci volevano soldi, ci volevano contatti con il mondo politico, con quelli che praticamente dovevano risanare anche, non solo il bilancio, ma fare sì che l'equilibrio tra i 100 e passa, diciamo, mezzi, e i 300 e passa dipendenti, ci fosse una sorta di consonanza o di equilibrio, il che non è sempre possibile, perché in momenti di grande crisi, in momenti di dolore, per quando non si possono soddisfare tutte le esigenze, ci sono, ma poiché oggi è una giornata fausta in cui praticamente si deve parlare di ciò che si è riusciti a fare, non di ciò che non si è riusciti, sarebbe assolutamente impossibile.